What's up ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo secondo episodio della serie di Jedi Fallen Order. Nello scorso episodio abbiamo scoperto chi è Cal Kestis, il nostro personaggio principale, e abbiamo incontrato, dopo essere scappati dalla seconda sorella, l'inquisitore dei Sith, la Stinger Mantis e il suo equipaggio. Come missione si sono posti quella di ricostruire l'ordine dei Jedi e adesso andremo subito a continuare la nostra avventura a partire dall'interagire con questa cosa strana che non so cosa sia, forse una chitarra strana. Quella canzone l'ho scritta io, tanti anni fa. Quando tocchi un oggetto, evochi le sue immagini. Percepisci il suo passato. È un eco della forza dall'oggetto. Solo pochi Jedi ne sono capaci. Tu come fai a saperlo? Una volta ero un Jedi, ma ora non più. Ti conosco? No. Ma conoscevo il tuo maestro, Jaro Tapal. Lui era un vero guardiano della Repubblica. Un vero eroe. Ascolta, mi è successo qualcosa durante l'epurazione. Sono sopravvissuto, ma la mia connessione alla forza è danneggiata. Quando medito, se abbasso la guardia, io perdo il controllo. È come se tornassi a quando... Sei sopravvissuto, Cal. E non sei solo. Ora non più. Stiamo arrivando a destinazione. Questo è Bogano. Un Jedi l'ha scoperto prima dell'epurazione. Non si trova su nessuna mappa. L'impero sa della sua esistenza? No. Allora? Qual è il piano? Ci nascondiamo qui? Basta nascondersi, Cal. Vedi quella struttura laggiù? In quella cripta si trova la chiave per rifondare l'ordine Jedi. Ma solo qualcuno potente nella forza supera la prova. E non essendo più un Jedi, hai bisogno di me. Lo so che non ti fidi di me. E anch'io non so se fidarmi di te. Ma abbiamo un nemico comune. E una causa comune. Saprai di più sul mio piano quando sarai alla cripta. Ma... prima però... c'è qualcuno che vuole conoscerti. Che la forza sia con te. Ok, con questa cinematica abbiamo scoperto un sacco di roba. Perché Sir ha bisogno di me? Effettivamente. Un sacco di roba, ovvero che Sir ha un passato da Jedi. Questi cosi, ragazzi, sono bellissimi. Dicevo che Sir ha un passato da Jedi e inizieremo quello che... Ok, ora meditiamo un attimo. Quello che dicevo nel video di preparazione, ovvero che in questo gioco scopriremo molti dei segreti dei Jedi. La nostra intenzione è quella di rifondare l'ordine dei Jedi e per farlo dovremo appunto scoprire i segreti che caratterizzano questo movimento, questa sorta di religione. Il primo dei quali sarà appunto la meditazione, che ci permetterà, sarà un espediente per poterci potenziare. Ok, possiamo subito sbloccare una nuova abilità. E andando nell'albero delle abilità possiamo... sbloccare il fendente alto. Benissimo. Il fendente alto molto semplicemente fa un fendente dall'alto. Possiamo riposare, che è essenzialmente un salvaggio. E ovviamente ci recupera anche salute e forza. Oh.
Ehi, BD1. Sono Cal. Sì, sto bene. Sto solo cercando qualcuno. No, non sei tu. Sto cercando un Jedi, credo. Che cosa? Tu conosci il Jedi? Che cosa sai? Aspetta, dove vai? L'hai sbloccato. Ok, come vedete, raga, questo è BD1. È essenzialmente il drone che ci accompagnerà durante tutta l'avventura, che come vedete può permetterci di oltrepassare alcuni punti, di interagire essenzialmente con alcune parti meccaniche, ed è carinissimo. Ok, BD1 può anche farci vedere la mappa e farci vedere gli obiettivi che appunto dobbiamo raggiungere. Raggiungiamo la cripta. Tra l'altro vedete che la mappa è sbloccabile, ci sono alcune parti tipo quella gialla là, che appunto ci permettono di sbloccare nuove aree. Continuiamo e andiamo subito a parlare, raga, di quello che ci ha detto Cal, ovvero che quando lui medita riesce in qualche modo a perdere il controllo, distraendosi un minimo, come quando non sappiamo cosa. È una cosa che dovremmo poi scoprire. Oddio, questi sono bruttissimi. Minchia, una sparata. Madonna quanto sia brutto. Aia. Ok. Affettati. Le uova di Bogling e il branco ha attaccato. Questo, raga, è appunto il potere che possiamo, che abbiamo scoperto prima, ovvero toccando alcuni oggetti possiamo BD1 mi aveva avvertito. Possiamo ricevere informazioni della forza quando tocchiamo certi oggetti. Probabilmente per passare in quel punto dovremmo sbloccare l'abilità che ci permette di correre sui muri. Idee? In qualche modo dobbiamo arrivare di là. Una fune. Vedete, per esempio BD1 ci permette di... Ma quanto sono bellini questi affari che saltellano, ragazzi, sembrano degli Eevee. Come sapevi che funzionava? Aspetta, non lo sapevi? Lo so, ma qui c'è qualcosa che voglio esplorare. Ok, BD1 dice che qua non ci porta niente, essenzialmente, però... Ok, questo, raga, è uno dei... Penso dei tranelli o forse degli indovinelli Jedi. Non vi saprei dire. Lì intanto c'è un'elica. Proviamo ad arrivare dall'altra parte che c'è un... Via, via, fuggi. Ok. Richiamiamo l'eco. In questo posto il Jedi studiava questa strana sfera. Avverto ancora il suo entusiasmo. Ok. Ed è molto carino il fatto che le mappe siano disseminate di questi easter egg, di questi tranelli in giro appunto per tutte le mappe, che sono veramente tante, raga. Perché potremmo esplorare un sacco di pianeti. In ogni caso, durante i video ci rimetteremo a seguire BD1, quindi a fare la campagna. Poi magari off camera mi esplorerò un po' i vari pianeti, cercherò qualche segreto che magari vi racconterò poi più tardi. Ma attenzione, non è stabile. È come al cantiere di demolizione. È furbo il robottino, però. Vai. Wasted. Oh, porco, c'è un altro. Lì c'è un altro eco che probabilmente riguarderà il Jedi. Vediamo se crolla tutto, prendo così, no? Per chiunque vivesse qui, questo era un magazzino per cibo e provviste. Che comunque stiamo pian piano trovando delle tracce di questo Jedi, che effettivamente la domanda che ha fatto Cal è lecita. Se c'è un Jedi qui, per quale motivo Sir non si è rivolta a lui? Ehi, sei stato coraggioso. Stai bene? Aspetta, posso darti una mano? Me lo permetti? Oh, va bene. Dunque, il braccio connettore è andato, ma questo dovrebbe aiutarti a muoverti per ora. Ecco fatto. Prova così. La cripta. Anch'io stavo andando lì. Certo. Beh, prima dobbiamo capire come uscire da qui.
Ok, questo è un altro aspetto di BD1 che possiamo veramente, vedete, possiamo anche personalizzare la nostra spada laser all'interno dei banchi da lavoro. Non penso che possiamo fare chissà quale modifica al momento, se non metterla verde o blu. Possiamo personalizzare tutte quante le parti. Teoricamente dovrei anche aver sbloccato qualcosa con il pre-order, ma non so, poi vedremo nei prossimi episodi come prenderla. Spada laser verde è molto figa. E dai banchi da lavoro possiamo anche potenziare BD1 trovando nuovi pezzi. BD, è un po' strettino per me. Tranquillo, troverò un'altra uscita. Un po' stretto, ma dovrebbe funzionare. Non è stata un'ottima idea. Sì, sto bene. Uno stim di guarigione. Sei pieno di sorprese. Molto meglio. Grazie, piccolo droide. E adesso proviamoci di nuovo. Va bene. Ecco, benvenuto a bordo. Ok, finalmente possiamo curarci. Mi ero anche un po' rotto il cazzo di dover ogni volta meditare per recuperare la vita. Non ricordi? Mai visto un droide smemorato? Siamo d'accordo. E vediamo che comunque anche BD1 ha problemi di memoria, quindi dobbiamo scoprire anche le sue di origini. Ehi, una cassa. La apriamo per prendere dei rifornimenti. Cosa abbiamo trovato? Ok, abbiamo trovato un nuovo immettitore che possiamo poi aggiungere alla spada laser, come avete visto prima. Ora, la struttura della mappa è molto confusionaria, nel senso che per una serie non è ottimale, considerando che dobbiamo semplicemente seguire il percorso della storia. Però ovviamente se fosse da giocare da sola sarebbe veramente molto figa da esplorare tutta quanta. Una mappa di dove siamo stati. Qui non ci possiamo passare perché non abbiamo abbastanza. Possiamo anche cambiare livello, ottimo. Qui dicevo, non ci possiamo passare perché non abbiamo il potere adatto. Non ci arrivo laggiù. Troviamo un altro modo. Ok. Dove te ne vai? Allora, cos'hai scovato? Un nuovo poncho! Fantastico, raga! Possiamo essere più messicani che mai. Di sotto c'è un altro eco. Oh, porco. Devo ancora prendere un po' di mestichezza col sistema di combattimento perché, essendo abituato a giocare all'FPS. Qualcuno si è accampato qui. Erano entusiasti per aver scoperto una creatura che abita qui vicino. Un Bino che lo chiamavano. Possiamo anche scansionare i nemici morti Una scansione? Ok, per imparare delle tattiche nuove di combattimento. Molto carina come cosa. Puoi sbloccarla? Mi spiace per il tuo braccio connettore. Ma tenere testa a quel Bogra. Molto coraggioso. Ah, c'era qualcosa. Vedete che anche per quanto riguarda BD1 possiamo potenziarlo trovando nuovi pezzi che appunto ci serviranno per esempio sbloccare quel dispositivo che presumo ci porterà magari non so dall'altra parte del ponte lì dal Bigun là come l'ha chiamato. Ok raga, questa dovrebbe essere l'entrata della cripta. Come vi ho detto cercheremo di scoprire il più possibile i segreti dei Jedi e spero di scoprire tante tante curiosità. Vedi qualcosa lì? Riprovaci. È difficile, maestro. Sì, il cammino è difficile. Può sembrare impossibile, ma con la tenacia e la forza come tue alleate, affronterai qualsiasi ostacolo. Niente potrà fermarti. E adesso, fa quel che devi per raggiungermi.
Ok, quindi non era proprio uno scherzo. Il discorso del dovremmo, la nostra avventura fungerà da addestramento era esattamente come veniva detto. Abbiamo sbloccato la forza sulle pareti. Con la tenacia e la forza come tue alleate. Ripassavo vecchi trucchetti. Mi mostri di nuovo la scorciatoia? Esattamente, quindi adesso possiamo sbloccare questa parte di mappa che è diventata verde, mentre per quanto riguarda magari questa, questa o quest'altra, dobbiamo sbloccare, penso, abilità di BD1. Possiamo quindi oltrepassare finalmente questo punto, ma i giri che mi hanno fatto fare, raga, per sbloccare sta corsa. Entriamo in questo cavolissimo di Tempio Jedi. Nella Ci cripta. vediamo lì. Oh, come corri? Hai barato, BD? Va bene, te la sei meritata. Forse. Entriamo, raga, finalmente nella cripta. Incredibile. Tutto bene, BD? Ben fatto, chiunque tu sia. Hai superato la prova che avevo lasciato e hai ottenuto l'accesso alla cripta e a questa registrazione, una delle tante criptate immagazzinate nel droide. Io sono il maestro Ino Cordova e anche se non conosco il tuo nome, conosco il tuo scopo. Il destino dell'Ordine Jedi è riposto nelle tue mani. Questo posto, questa cripta è un tempio sacro, realizzato dalla civiltà ormai scomparsa degli Zeffo. Meditando qui ho avuto una premonizione attraverso la forza, una visione di sventura. Ho nascosto all'interno di questa cripta un Holocron Jedi, che contiene una lista dei nomi e delle posizioni dei giovani sensibili alla forza in tutta la galassia. Andando avanti troverai la camera interna della cripta, ma c'è anche un'altra prova. Posso affidare l'Holocron solo a qualcuno che abbia seguito il mio cammino e che lo comprenda. Vai alla ricerca delle tombe nascoste dei tre saggi e impara a percepire i misteri della forza come facevano gli Zeffo. Il droide ti fornirà tutto ciò di cui hai bisogno per superare questa prova. Va sul pianeta natale degli Zeffo. Lì potrai trovare pace nell'occhio del ciclone. Buona fortuna, Jedi. E che la forza sia con te. Così sei tu il mio compagno di viaggio. Sai, sono solo da un po' ormai. E il mio unico scopo è quello di nascondermi. Questa non è vita. Non per un Jedi. Né per un droide. Forse aveva ragione Sir. Non dobbiamo più nasconderci. Ehi, ti andrebbe di conoscere qualcuno dei miei amici? Ok, abbiamo quindi superato la prova del maestro che ci ha parlato di questi Zeffo. Una civiltà che penso rivedremo molto all'interno del gioco. Queste sono queste figure dal
dalla faccia particolare, diciamo. Diciamo che comunque sono delle figure che si sono già viste parecchie volte all'interno del trailer e a quanto pare sono una sorta di civiltà da cui è nata poi l'Ordine dei Jedi. Inoltre il maestro ci ha detto che all'interno della cripta è presente un holocron, che per chi non lo sapesse è la forma con cui i Jedi immagazzinavano i dati e con cui appunto era stato creato l'archivio dei Jedi, e che appunto contiene le posizioni di tutti quanti i giovani sensibili alla forza. Quindi idealmente potremmo effettivamente ricostruire l'Ordine dei Jedi. Ho trovato quello che volevi che vedessi. Ce l'hai fatta. Aspetteremo. Molto probabilmente se avremmo poi accesso a questo holocron, porca miseria. Dicevo, se avremmo poi accesso a questo holocron potremmo anche scoprire che tra questi giovani è presente sicuramente Luke, essendo figlio di Darth Vader, sarà stato sicuramente inserito all'interno dell'archivio. Givi, quanto sono carini, raga. Amico mio, pare che gli Zeffo provassero interesse per Datomir. È strano che una cultura così pacifica provasse una tale attrazione per un posto tanto oscuro. Sinceramente non mi ricordo minimamente se Datomir sia un pianeta che abbiamo già incontrato o meno all'interno dei film. Perdonatemi, ma tutti i nomi di tutti i pianeti non me li ricordo. Piederemo di meno per il ritorno, suppongo, perché faremo così. Wow. Però a quanto pare i Zeff avevano un interesse particolare per questo pianeta, che il maestro Ino ha detto essere un pianeta oscuro. Chissà che poi magari, ciao Ivi, chissà che poi magari non si riveleranno una popolazione, non dico cattiva, ma insomma. Hai superato la prova. Quindi sapevi di BD1? Vieni a bordo, ne parliamo dentro. Oh, BD1, lui è Grease. Ehi, Grease, cos'è quello? Giù dal mio divano! Giù dal mio divano! Vai, scendi giù, scendi giù! Questo è BD1. Sta con noi. Non mi importa chi è con chi. Avete idea di quanto sia difficile rimuovere l'olio dal tessuto in pelle e potolli? In realtà, no. Oh, spero tu abbia trovato qualcosa di meglio di questo droide. Su, rilassati, Grease. Ce l'ho fatta. Dici tutto, Cal. La cripta è stata costruita dall'antica civiltà degli Zeffo. Il maestro Jedi Ino Cordova ha nascosto una cosa all'interno. Di cosa si tratta? Di un holocron degli archivi. La lista dei giovani sensibili alla forza. La prossima generazione dei Jedi. Lo sapevo! Ah, Cordova, vecchio pazzo! Lo conoscevi? Certo! Tanto tempo fa sono stata la sua apprendista. Cordova era un solitario. Io e questo piccolo droide siamo forse gli unici a sapere di Bogano. No, scusa, aspetta un attimo. Un olo che? Un holocron. Immagazzina informazioni accessibili solo ai Jedi. Aspetta, deve essercene uno qui. Usa la forza. Qui è il maestro Obi-Wan Kenobi. Mi addolora riferire che sia l'Ordine dei Jedi che la Repubblica sono caduti. Con la lista dei sensibili alla forza, possiamo ricostruire l'Ordine Jedi e sconfiggere l'Impero. Allora, che problema c'è? Prendiamolo! L'Holocron è nascosto dentro la cripta e per trovarlo dobbiamo seguire il cammino di Cordova. Ha detto qualcosa sul pianeta Datomir e su quello natale degli Zeffo. Bene, adesso che si fa? C'è tempo di preparare qualcosa da mangiare? Senti, prima di tutto, ho una domanda da farti. Come mai non sei più un Jedi? Ho avuto un'esperienza che ha cambiato le mie prospettive. E di conseguenza mi sono tagliata fuori dalla forza. Però vuoi ricostruire l'ordine? Credo che ricostruire l'ordine sia la migliore possibilità che abbiamo contro l'impero. Tu che ne pensi? Non possiamo continuare a nasconderci dall'impero. Non abbiamo altra scelta. Cal, finché sei in vita, avrai sempre un'altra scelta. Sei con noi.
Sì, certo. Datomi lo zeffo. A te la scelta. Ok, e qui già abbiamo un primo split della nostra storia. Possiamo decidere se andare su Datomir o su Zeff, ma lo decideremo nel prossimo episodio, perché ragazzi, concludiamo qui. Vi ricordo che alle 20 uscirà il terzo episodio, e se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua... salvezza.